Che brutto rumore. Ciao piccoli saldatori e bentornati sul mio canale. Come avete visto nella breve anteprima, oggi parliamo di hard disk. Cosa è successo? Un amico mi ha mandato questo hard disk dicendo che improvvisamente il computer non si accendeva più e l'hard disk faceva uno strano rumore. Effettivamente faceva il classico tintinnio di un hard disk che non funziona più. Hard disk ovviamente meccanico. Quando si creano queste problematiche, la prima cosa da fare è cercare di recuperare il contenuto dell'hard disk. Ma delle volte purtroppo il contenuto dell'hard disk non è recuperabile, voglia che sia il disco danneggiato o il controller rotto. Ma ragazzi, questa volta veramente le ho provate tutte. Tramite questa doc ho collegato il disco al mio PC e ho utilizzato un programma di recupero dati. Dopo aver girato all'incirca per 20 ore facendo un deep scan, ovvero una scannerizzazione diciamo a basso livello del disco, non ha trovato praticamente niente. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato a smontare il controller da un disco identico buono che mi ha dato sempre il cliente. Infatti questi due dischi sono pressoché identici. Ho smontato il controller da quello buono, l'ho messo sull'altro disco, o meglio, l'ho messo sulla scheda del disco non buono, e purtroppo non va, cioè ho sostituito la scheda. Rimesso tutto come prima, l'altro disco lo legge tranquillamente. Quindi l'unica cosa che possiamo fare per andare a capire che cosa è successo a questo disco è andare ad aprirlo. Ma c'è un grande problema quando vogliamo aprire questa tipologia di dischi. Il problema principale è che nell'ambiente c'è tantissima polvere e questa polvere va a danneggiare in modo irreversibile il disco presente all'interno degli hard disk. Questo perché la testina è a distanza di pochi micron dal disco magnetico e basterebbe un granello di polvere per rendere il disco inutilizzabile. Nelle grandi aziende di recupero dati utilizzano delle camere chiamate camere bianche a pressione controllata, dove praticamente c'è quasi la totalità di assenza di polvere. E adesso i fatti sono due. O dico al cliente che non si può riparare, o mi procuro una camera bianca. Ma una camera bianca costa veramente tantissimo? Però, come funziona una camera bianca alla fine? Una camera bianca non è altro che un box di legno, di alluminio, di ferro, di plastica, qualsiasi esso sia, dove all'interno abbiamo detto che c'è quasi la totalità di assenza di polvere. Ma come funziona questo box? Di solito questi box sono formati da un filtro EPA che serve per le polveri sottili. Sopra questo filtro viene posto un motore, che di solito è una ventola, che spinge l'aria all'interno. Poi, di solito, o ci sono due fori per infilare le manine, oppure abbiamo un plexiglass che arriva fino a un certo punto, lasciando questa parte aperta per la fuoriuscita dell'aria. Quindi, sostanzialmente, è una scatola. E se è una scatola? E noi siamo dei piccoli saldatori, possiamo andarci a costruire la nostra camera bianca per provare a riparare questo hard disk. Per costruire la camera bianca voglio utilizzare un contenitore, un box che sia adatto, non troppo grande né troppo piccolo e che mi consenta di lavorare in modo comodo. Tipo questo. Questo è un box porta libri, porta panni, porta qualcosa, insomma, al quale andremo a togliere il coperchio perché non ci serve questa tipologia di coperchio. Al posto di questo coperchio mi è venuto in mente di andarci a mettere una bella lastra di plexiglass, così che possa vedere anche dall'alto in modo chiaro e anche una eventuale telecamera per far vedere cosa c'è all'interno non abbia nessun problema per vedere che all'interno io cosa sto combinando o cosa sto rompendo. Ovviamente ci serve della luce e utilizzeremo una striscia LED così che l'illuminazione sia perfetta. Adesso gli unici problemi che abbiamo sono la ventilazione, il filtraggio dell'aria e come infiliamo all'interno le mani per lavorare. E dopo un po' di modellazione 3D sono riuscito a creare alcuni pezzi che penso che possano andar bene per il nostro scopo. Li ho mandati stampa con la mia K1 Max per avere una qualità eccellente dei pezzi stampati e adesso non ci resta altro che vedere se vanno bene. Il primo pezzo che ho stampato è proprio l'imbocco che servirà per l'infiltrazione dell'aria o il soffiaggio dell'aria. Avevo acquistato una ventola che non andava proprio bene. Mi sono documentato un po' online e ho visto ci sono alcune clean room, alcune comunque
camere bianche o scatole bianche in questo caso, che l'aria invece di immetterla all'interno del box la tiravano. Quindi ho pensato, posso utilizzare una cosa che abbiamo tutti in casa, un bidone aspirapolvere per tirare via l'aria, ovviamente sanificato e pulito come si deve. Con questo adattatore andremo a collegare il tubo dell'aspirapolvere e andare ad incollare con del silicone, così che non passi aria attorno, vicino al box. Diciamo praticamente in questo modo. Verrà comunque fissato dall'interno, così che la possa collegare e utilizzare senza alcun problema. Adesso che tutti i fori sono stati segnati, direi di iniziare a fare qualche bel foro. Andremo ad utilizzare una sega a tazza per il legno, tanto è una plastica sottilissima, quindi si taglierà in modo molto veloce. E adesso, armati di trapano, andiamo a fare i primi fori. Mi sa che dobbiamo passare al piano B. Allora, direi che la scelta di utilizzare quel box in plastica non è stata una delle scelte migliori, perché purtroppo si è distrutto. Quindi dobbiamo progettare un modo migliore per fare questa clean room, ovvero questa camera bianca. Quindi l'idea che mi è venuta qual è? Fare proprio un box di legno, magari così più professionale, di dimensioni 60x30. Quindi abbiamo due lati 60x30, due lati da 30 e anche il fondo 60x30. Sopra la copertura verrà comunque col plexiglass come stavo progettando prima. L'idea è che dovrebbe essere una cosa del genere. Ho trovato su eBay queste tavole in multistrato in offerta, già verniciate di bianco, impialliciate così bello liscio, così non rilascia polvere. Ovviamente, tanto che si parla di legno, ho preso anche del silicone per sigillare tutte le giunture e della Vinavil per rinforzare le giunture, appunto, che andrò a fare con, comunque utilizzando delle viti per il legno, così per rendere tutto, diciamo, quasi a tenuta stagna. Andiamo ad aprirle, così andiamo a fare le prime misurazioni e andiamo già a creare qualcosina. Quindi, ricapitolando, diciamo che questo sia il fondo. Dal fondo abbiamo una tavola così, mettiamola prima qui, una tavola così, una tavola a destra e una tavola a sinistra. Qui ci saranno i fori per lavorare, qui due filtri per l'EPA e qui l'aspirazione. Se vi ricordate, l'aspirazione prima l'avevo fatta in questo modo. Per non andare a fare un quadrato, e non mi piaceva tanto, l'ho modificata in questo modo qui. Così con una singola fresa mi vado a fare tutti i fori a misura ed è anche orientabile. Questi sono i due anellini che ho creato per fare i fori. E ci mettiamo fuori per fare i fori. Adesso che i fori sono stati ultimati ed io sono pieno di polvere, possiamo già iniziare a fare il prospetto, insomma ad avvitare questo, utilizzando anche la Vinavil o con la vinilica, insomma in generale, alla base, e avvitare anche il fondo dall'altro lato. Volendo fare una piccola prova, ipotizziamo che sia già chiusa. Questo è il mio luogo di lavoro, guardate, riesco ad arrivare ovunque, quindi posso lavorare tranquillamente sul mio disco. Ragazzi, allora, ho messo la striscia LED bloccata col Patafix così da fare da guarnizione e adesso l'ho collegata un attimo al volo alla laminatura da banco. Ho siliconato tutte le bocchette, ho messo due guanti che mi vanno piccoli, giusto per prova, ho tagliato il plexiglass e siamo pronti alla prima prova ufficiale. Accendiamo l'aspirazione. Accendiamo i LED. Beh, direi
fa la sua figura. Vabbè, quello è sporcizia nel buco e tutto da pulire. Piccoli saldatori, ci fermiamo un attimo per ringraziare lo sponsor di questo video. PCBWay mi sta accompagnando nella realizzazione dei miei progetti su PCB. Basta inviare il file Gerber del nostro progetto a PCBWay per vedere realizzato il nostro PCB in men che non si dica. Oltre alla realizzazione del PCB, ha anche la realizzazione del montaggio componenti, oltre a svariate tipologie di servizi. Ringraziamo ancora lo sponsor, link in descrizione, e torniamo alla nostra camera bianca. Ragazzi, ho collegato un alimentatore switching per alimentare i LED e l'ho collegato in modo volante a questo interruttore, giusto per vedere il funzionamento. Andiamo ad accenderlo e zac, direi una figata pazzesca. Ragazzi, finalmente il progetto è completato. Nel mentre mi sono anche ammalato, voglio farvi vedere nel particolare la camera bianca che ho costruito. Il progetto si compone in questo modo: abbiamo messo le tavole, ho messo i filtri, li ho siliconati, ho fatto queste ghiere per mantenere i guanti fermi così io possa inserirli, lavorare e semplicemente tirare fuori la mano senza contaminare l'interno della camera bianca. Qui è la condotta di aspirazione che si può anche asportare, la qualità di sotto non mi interessava, tanto va all'interno, quindi volendo è anche orientabile. In più ho aggiunto questi blocchi per la copertura in plexiglass e queste cerniere che mi consentono di andare ad aprire il pannello per andare ad inserire all'interno il disco, ed è ribaltabile completamente. Quindi adesso possiamo andare a mettere il tappetino antistatico all'interno. Perfetto, messo il tappetino antistatico, ho messo anche la striscia LED. Con l'alimentatore switching posto sul retro vi faccio vedere un po' come funziona. Mi sono spostato sull'altro banco per farvelo vedere dall'alto. Andiamo a collegare i LED così che abbiamo una visione anche bella luminosa dell'interno. E voilà! Andiamo a collegare l'aspirazione. E cosa molto importante, prima di inserire qualsiasi cosa all'interno, andiamo prima a pulirla accuratamente con alcol isopropilico e un panno pulito. Adesso inserirò il mio strumento per prova qualità dell'aria che abbiamo visto in uno scorso video, ve lo lascio in sovraimpressione, per andare a valutare non tanto la qualità dell'aria interna, ma perché questo strumento mi dà la misurazione delle microparticelle di polvere. E adesso che è stato pulito lo vado ad inserire all'interno e lo accendo. Mettiamolo in questo modo. Si vede questo così. Andiamo a chiudere le alette. Mi vado a fare una bella zoomata così che andiamo a leggere bene i valori. Adesso guardate, le polveri sottili sono molto presenti. Abbiamo 93 microgrammi per metro cubo di 2,5 micron e un micron 66 microgrammi per metro cubo. Accendiamo l'aspirazione. Sto facendo questa prova per farvi vedere come si abbassano in modo veramente veloce le microparticelle all'interno della camera bianca. E vi metto in sovraimpressione questo tabellare per farvi capire che sono riuscito a realizzare una camera bianca che si ferma tra una ISO 1 e una ISO 2. Quindi una camera bianca veramente di alto livello. Questo sta anche a significare che i filtri che ho utilizzato sono veramente di qualità e sono buoni. Nel frattempo voglio farvi vedere qual è il problema di questo disco. Andandolo ad inserire all'interno del PC, su questo socket, sentiamo che il disco si avvia, viene rilevato dal PC, ci dice beh, che può funzionare più velocemente, ma questo è dovuto al cavo, ce lo rileva in questo modo disco D, ma quando andiamo per provare ad accederci sopra ci dà errore. Ecco, vedete? Parametro non corretto, c'è un problema. Di solito questo parametro non corretto accade anche per problemi legati alla testina di lettura. Vuol dire che la testina si è spostata dal suo punto di zero e quindi non riesce a ripartire. Ho creato una camera bianca appunto per aprire questo disco in completa sicurezza, rimettere la testina in posizione, richiuderlo e tentare di recuperare i dati. Direi di provarlo subito. Come abbiamo fatto per lo strumento, andiamo a pulire in modo perfetto il disco con alcol isopropilico, così che non andiamo ad inserire nessun tipo di polvere all'interno della nostra camera bianca. Stessa cosa facciamo con tutti gli attrezzi
che li mettiamo all'interno. Inseriamo il disco, prendiamo i nostri attrezzi che ho già pulito preventivamente, prendo una pinzetta che ho già sterilizzato preventivamente, che ci servirà appunto per riportare in posizione la testina, riaccendiamo l'aspirazione, si sentirà un po' di casino, ma cercherò di farvi vedere quanto al meglio possibile, farvi sentire al meglio possibile. Cominciamo ad aprire il disco. Ovviamente tutti gli strumenti che ho messo all'interno sono stati accuratamente, oltre che puliti, anche smagnetizzati, appunto per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento al disco. Questa cappa funziona egregiamente anche perché sono riuscito a realizzare un flusso laminare orizzontale. Praticamente il flusso d'aria passa in orizzontale e sale verso la bocchetta di aspirazione, portando con sé tutte le microparticelle di polvere che vorrebbero rimanere all'interno della camera bianca. Guardate ragazzi, abbiamo subito scoperto il problema. Il disco è graffiato. Ci sono dei granelli di polvere sopra il disco, cosa che assolutamente non va bene, cosa che molto probabilmente ha danneggiato la testina. Proviamo a rimetterla comunque in posizione e vediamo se riusciamo a leggere comunque il disco. Ok, ho rimesso la testina in posizione di zero. Ok, il disco l'abbiamo richiuso, possiamo toglierci i guanti. Ah, spegnere l'aspirazione e andare a riprovare il disco. Andiamo a fare la stessa prova di prima, vediamo se con la testina in posizione magari riesce almeno a farci recuperare qualcosa. Il disco è stato riconosciuto, per provare ad avere le maggiori possibilità di recuperare i dati avvio subito un programma di recupero dati e lo faccio elaborare. Ci vorranno parecchie ore, quindi diciamo che vi farò sapere se sono riuscito o meno a riparare questo disco e a recuperare i dati. Piccoli saldatori, questo video finisce qui. Nell'attesa che vi farò sapere comunque nei commenti se riuscirò a recuperare tutti quanti i dati, ho aspettato troppo per pubblicare questo video perché mi mancavano i pezzi della camera bianca. Appena arrivati mi sono dato subito da fare per montarla e farla funzionare come si deve. Detto questo ragazzi, vi ricordo che sulla barra troverete tutte le mie informazioni, come sostenere i miei video e aiutare il mio canale tramite Patreon, un video dedicato per voi. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social e ciao ragazzi, al prossimo video!